Monti deve togliersi dalla testa di mettere le mani nelle tasche del Nord, oppure sarà il Nord che sceglierà altre strade. Una delle possibili strade è quella del fatto che il Nord faccia sempre di più da solo. Il termine secessione rappresenta l'idem sentire di una fascia molto consistente della popolazione del Nord che, nel caso in cui le riforme non dovessero trovare soluzione nelle sedi istituzionali, la voglia, diciamo, di trovare altre soluzioni evidentemente riaffiora. Mi sembra che il mio vicepresidente abbia usato parole chiare. Cioè, lui ha detto chiaramente quella che è la nostra analisi, e non soltanto la nostra analisi da tanto tempo, che le regioni del Nord, e in particolare la Lombardia, da diverso tempo sono ignorate nella loro virtuosità e sono spesso penalizzate più delle altre nonostante la loro virtuosità. È chiaro che se questa diseguaglianza di trattamento prosegue, Gibelli ha detto, c'è il rischio che sempre una parte sempre più consistente di opinione pubblica torni ad accarezzare l'ipotesi secessionista. Ecco uno dei motivi per il quale anche Formigoni, assieme a tutto il PDL, è impegnato, si batte e si batterà come si è battuto in passato perché questa penalizzazione della Lombardia cessi. Quindi l'obiettivo è comune, ma è un obiettivo di attuare un riconoscimento della virtuosità delle amministrazioni virtuose per impedire che una parte più consistente di opinione pubblica accarezzi altre ipotesi.